e fino adesso ho parlato da solo perché c'era ancora il microfono silenziato. Ciao sono Stefano, benvenuti, questo è Incartrati, oggi è venerdì 3 dicembre, sono ancora le 14.30 e eh, questo è il nostro appuntamento, l'appuntamento in cui noi andiamo a... Ehm, rispondere io in cui io vado a rispondere alle domande ricevute all'interno del gruppo di Cartra Italia. Il gruppo di Carta Italia è un gruppo che ho creato per spiegare eh, il funzionamento di Cartra per ehm, andare a ciao Paolo, buon pomeriggio, per andare ad aiutare tutte le persone che sono incartrate, che sono bloccate nello sviluppo della propria strategia e ancora non ci riescono. Uh, per cui, se hai domande, se vuoi risolvere qualche tuo dubbio, se vuoi semplicemente migliorare l'utilizzo uh, di Cartra, bene, questa è la rubrica, questo è lo spazio che fa per te. Ciao, Claudia, bentrovata! Noi ci siamo salutati prima di pranzo e ora ci rivediamo direttamente. Per cui, durante questa live eh, io cosa faccio vado a rispondere alle domande ricevute durante la settimana all'interno del gruppo di Cartre Italia ma oggi farò un approfondimento un approfondimento sulle liste perché ho ricevuto un paio di domande riguardo alle liste molto simili e mi sono reso conto che fino ad ora non avevo mai fatto un approfondimento cioè non avevo mai trattato l'argomento delle liste un po', un po' diverso dal solito, cioè semplicemente per dare delle informazioni diverse da quelle che ho trattato fino ad ora. ok? Per cui io ricordo a, a voi che siete online o a te che mi stai guardando magari in differita, registrato, che qualsiasi domanda all'interno del gruppo di Cartra Italia riceve risposta. Io sono Stefano Benvenuti, sono un Cartra Expert, e sono tra l'elenco dei Cartra Expert. Sì nonché anche affiliato di carta per cui poi ti, ti spiegherò se, se lo desideri anche come poter collegare il tuo account al mio per avere supporto direttamente da parte mia ok per cui se siamo uh, d'accordo se siamo uh, se vogliamo partire c'è una zanzara in questo ufficio siamo a novembre 13 al 6 dicembre e c'è ancora una zanzara se vogliamo partire direi direttamente di partire poi se gli altri arriveranno mano a mano vedranno direttamente la uh, live dal punto di inizio per cui togliamo gli effetti audio. Andiamo a prendere la presentazione. Vado sulla condivisione. Grazie Claudia, sei una pubblicità ottima. Questa è la presentazione. Benissimo, allora, oggi ho cambiato anche il layout uh, dell'immagine di invito all'evento, se vi piace fatemelo sapere, ok? Ricordo quindi, come già ho detto, che puoi lasciare tutte le tue domande, cartra è lo strumento ideale per dare forza, e, eh, per dare forza alle idee e ai contenuti, perché questo? Perché molto spesso si pensa a, allo strumento di automazione come ciò che realmente fa la differenza. Secondo me non è lo strumento a fare la differenza, ma è la strategia. Per cui se tu hai un'idea, un'esigenza o la necessità di automatizzare un processo, bene, Cartra secondo me è lo strumento ideale per dare la forza necessaria ai tuoi contenuti per essere divulgati, per essere resi ancora, ancora più pubblici. Grazie mille Claudia. Se vuoi il mio supporto, se vuoi attivare il tuo account di Cartra, già lo ripeto all'interno del sito stefanobenvenuti.com. Ma in ogni caso, eh, per richiedere il mio aiuto, basta inviare una mail a hello -stefano .com, Ok? Per cui se vuoi il mio supporto, Puoi provare Cartra direttamente andando sul sito Stefano Benvenuti, il sito che, che vedi qua da questa parte, stefanobenvenuti.com, eh, anche se vai sul punto it è uguale sempre qua te riporta, puoi cliccare sul bottone che vedi in alto a destra e lì nel bottone in alto a destra puoi richiedere la prova, oppure puoi provare a vedere se Cartra è lo strumento che fa per te, per cui puoi direttamente... Eh, entrare nel corso di carta un corso dove io ti prendo mano a mano e ti porto a raggiungere la consapevolezza del funzionamento di carta ok per cui prima di andare avanti io anzi andiamo direttamente torniamo alla condivisione dello schermo ti ho già spiegato come fissare eventualmente la call direttamente dal sito o inviando le mail e lo chiocciolo a Stefano, benvenuti. Direi se siamo tutti d'accordo andare direttamente alle domande e risposte. Benissimo, allora oggi rispondo alle domande ricevute all'interno della settimana, ok? Se anche tu hai una domanda, te lo ricordo, scrivi direttamente qua. Ciao Maria Catalano, ehm, ieri ho letto... Sto leggendo un libro di Deborah Montoli che vi consiglio e eh, il libro all'interno aveva una, cita una, cita una citazione di Kennedy e all'interno di, di questo libro c'era questa citazione che diceva che il momento migliore per riparare il te un tetto rotto è quando c'è il sole, questo perché? Perché fondamentalmente se hai un dubbio, il dubbio lo devi risolvere quando hai il modo di agire, non quando questo dubbio, questo, uh, questa incertezza ti crea poi un problema. Per cui, considerando che qui nessuno giudica nessuno e soprattutto che non esiste mai una domanda sciocca o stupida, ma al massimo può essere uh, la risposta, di conseguenza se hai una domanda o un dubbio rispetto alle automazioni, rispetto a una strategia, rispetto a come automatizzare un processo, lascia la tua domanda, per me sarà un piacere rispondere. Iniziamo dalla prima domanda. Buongiorno Stefano. Ho una domanda per te. Non ho trovato un tuo video nel canale YouTube. Ah sì, perché io ho anche un canale YouTube eh, che ne parlasse. Quindi te la faccio qui. È possibile esportare o scaricare la lista dei miei lead con relativi dati, nome, mail, telefono, eccetera. Sì, certo, è possibile farlo. È possibile. Esportare la lista in modo anche abbastanza semplice, te lo spiego prima a voce e poi te lo mostro. Per cui, se tu vai su My Communication, selezioni lo spazio lead e poi selezioni i tre puntini che sono sul lato destro della finestra, e da lì puoi creare il tuo target. Poi, una volta selezionato il target, usi il menu Action e devi dire a carta quello che è. Il cosa fare, cioè cosa fare con quel, con, quelle, eh, con quel gruppo, ok mi piace iniziare proprio da questa domanda? Mi, mi prendo un secondo, solo perché oggi voglio dare proprio un approfondimento sulle liste. Parlarne parlare un pochino magari parlandone possono venire in mente idee. A volte solo affrontare un argomento, anche se già conosciuto, ma cercare di affrontarlo cercare di affrontarlo esponendo anche diversi punti di vista, ci, si, mh, ci permette di ragionare e renderci conto di cose che pur se sotto i nostri occhi, magari noi non utilizziamo al meglio o che potremmo anche utilizzare in un modo differente da come abbiamo sempre fatto. Ok? Per cui quello che voglio mostrarti ora è come arrivare a questo, per cui se io vado su My Communication e ad esempio Uh, vado sui tre puntini, sono sullo spazio lead, vado sui tre puntini e qui metto seleziona persone iscritte a una lista e inserisco una lista, mettiamo ccc, tutti quelli che hanno scaricato la guida, del, uh, de, 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 de la guida che crea contenuti, il documento che serve per creare contenuti che convertono. Posso andare qui su name e ne ho selezionati 564 che sono le persone che hanno scaricato la guida. A questo punto, action. Io posso andare a esportarli e quando li esporta me li, me li invia eh, direttamente per email. Ok? Inviandoli per email io posso poi andare a, a decidere di utilizzarli come meglio credo. Mm. Per cui Nicola, se non sbaglio, è Nicola Speri che ha fatto questa domanda. Spero appunto di aver risposto alla tua domanda. Ritorno alla condivisione della presentazione. Mm. Bene. Domanda successiva. Buongiorno. Uh, ancora sulle membership, come interrompo il pagamento ricorrente di un utente che non prosegue un percorso, uh, ho reso la membership inattiva già da qualche giorno, già qualche giorno fa. Ma il pagamento mensile oggi è passato ugualmente. Cosa ho sbagliato? Beh, di base, il pagamento non è, è sì, il cliente ha comprato un prodotto che era collegato alla membership però se tu scolleghi la membership il prodotto rimane per cui devi bloccare devi lavorare sul prodotto devi lavorare sulla transazione ok chi di voi um, ha prodotti in vendita con abbonamento o pensa di dover fare prodotti in abbonamento io ad esempio ne ho di prodotti in abbonamento ne ho di prodotti che vengono venduti con dei canoni mensili <ride> sì. Uh, non ce l'hai io te lo consiglio perché è veramente molto comodo. Uh, Ryan Dais qualche anno fa ha scritto un libro che si chiama The Invisible Selling Machine, o adesso non ricordo, c'è anche un altro libro bello che si chiama uh, Il cliente automatico e parla proprio di, di, di come fare business con i canoni. Di base il pagamento ricorrente se non è interrotto dal cliente tramite la selezione billing all'interno di un help desk o magari con qualche automazione che tu potresti aver creato clicca qua per interrompere quello che sia, poi si può fare molto. Eh, puoi farlo tu in che modo? Vai nel suo profilo del cliente, poi vai nelle transazioni. Ciao Tania, buon pomeriggio. Eh, vai eh, nel profilo e poi in transazioni, poi in order, da lì clicchi su interrompi il pagamento. Se non è, se non è eh, sufficiente interrompere l'accesso alle risorse, mentre se interrompi il pagamento puoi automaticamente interrompere l'accesso alle risorse. Mi spiego meglio. Um, ciao Nicola, allora aspetta che leggo. Ciao Stefano, è entrato, ho visto la risposta, grazie. Perfetto, bene. Allora, se io vado su, ad esempio, un, un cliente, ok? Mettiamo un cliente che ha un abbonamento attivo, per cui tolgo questo. Seleziono un cliente, vediamo un po' chi è che ha l'abbonamento attivo. Vediamo se mi ricordo bene. Lui, se io vado su transaction, non è lui, è questo l'altro. Se vado su transaction, neanche qua perché mi ricordo lui. Vediamo un altro. Vediamo un po' se lui. Sì, lui allora, se io vado qui su Order ID, mi si apre il suo acquisto e quando vado di nuovo, vedi che qui ho la possibilità o di cancellare pagamenti futuri o di bloccarlo da qua. Lui mi dice quando sarà il prossimo pagamento. Eventualmente stopparlo direttamente quindi o, o anche modificare la data del pagamento: non il 28, ma l'inizio di ogni mese. Ok, per cui in questo modo io posso o interromperlo o anche modificarlo. Quando sulla mattina posso modificare il prezzo, posso eventualmente attivargli un coupon se lui ne ha diritto o modificare i dati della carta di credito. Ok. Per cui per ritornare a noi. Per bloccare il pagamento devi andare su il cliente e devi andare sull'order order di oppure vai su transactions analytics e cerchi il cliente, ok? Spero di aver risposto a questa domanda. Vedo che ci sono due domande, allora Paolo, io lo farò, farò il pagamento mensile dei miei corsi, anche fisici e non solo online. Ottimo Paolo, ottimo. È secondo me la soluzione migliore. Sono d'accordo con te perché, sia fisici che online, poi se lo fai hai anche altri vantaggi nella certezza dei pagamenti, nell'automatismo del richiamo del cliente. È molto, molto comodo. Vado avanti. Allora, ciao. Ho un'altra domanda. Dopo aver impostato tutti i parametri del nostro sito, digitando. Nicola, se non sbaglio, sto parlando ancora di te. Dopo aver eh, impostato tutti i parametri del nostro sito, digitando il nostro nome Resolution in Google, non siamo presenti nei risultati di ricerca. Quale credi che sia il problema e come posso risolverlo, grazie in anticipo, rimango in attesa. Allora, partiamo dal presupposto che per essere... Un conto è essere visibile, un conto è esistere. Esistere tu puoi creare un sito, essere visibile non dipende da te, ma dipende dai motori di ricerca che ti ritrovano. Mm. Per essere visibili, come già ho detto in un approfondimento che ho fatto sul SEO, per cui se andate sempre qui tra i video disponibili all'interno di ehm, Cartra Italia o se andate sul canale YouTube dei video disponibili, c'è cioè un approfondimento di un'ora circa, 50 minuti, proprio solo sulle tecniche di SEO applicate a Cartra. La cosa più semplice e secondo me di base da fare è presentarti a Google. Cioè, devi andare a dire a Google che esisti, quindi segnalare le tue pagine, inserirle all'interno della, pag della funzione Google Search Console e presentarti. Ti mostro come. Vado su Chrome, apro una pagina, quindi Google Search Console. Ho il capsule cattivo. Ecco, ho aperto Google, io ho già presentato il sito, ha un nuovo look, è vero. Sì, ad esempio, io vado una pagina nuova, vediamo un po'. stefano uh, stefanobenvenuti.com... Io li chiamiamo dopo. Mettiamo il caso, vado su testimonianze, a parte che già esiste la pagina, però vado qua. Okay, e qui metto il link della pagina. Lui controlla se già esiste all'interno e dice l'URL non si trova su Google. Bene, richiesta di indicizzazione. Il sistema analizza i contenuti, analizza eh, il contenuto della pagina e lo prende in carico. Okay? L'operazione dice può richiedere da uno o due minuti e lo prende in carico. Prendendo in carico la pagina... Quello che succede è che la mette nella lista delle pagine da controllare. Verifica se può andare bene, innanzitutto. Quindi prende i dati. Però anziché aspettare che magari Google ci, ci vada tra un mese, tra un anno, tra quello che sia il tempo per cui Google vada ad analizzare tutte le pagine che ancora non conosce, perché poi c'è da dire che le pagine di Google, cioè o meglio, Google va in base a alcuni criteri che noi non conosciamo ma possiamo chiedergli, guarda cortesemente potresti andare su questa pagina in modo che così vedi anche di cosa, di cosa parla il mio sito, in funzione di quando tu gliela comunichi lui andrà a visitare la tua pagina e andrà anche a, a dargli una rilevanza, per cui se qualcuno chiede o cerca all'interno di Google stesso un argomento che è presente nella pagina, la pagina sarà visualizzata. L'URL è stata aggiunta una coda di scansione prioritaria quindi prioritaria, non è casuale, l'invio ripetuto di una stessa pagina non altera la posizione della coda, ok? Quindi di base adesso lui mi ha detto: OK, indicizzazione richiesta, invio non ho richiesta. Perché questo? Mettiamo il caso che, poi, nel tempo io la vado ad aggiornare e modificare. Questo mi permette di andare a conoscere quello che è l'andamento di visualizzazione delle pagine. Ad esempio, lui mi dice che ho meno pagine, forse perché ho finito qualche prodotto, qualche, qualche offerta e ho uh, ridotto le pagine disponibili sul sito. Ok? Quindi, ritornando a noi, per rendere visibile il tuo sito, devi puoi utilizzare Google Search Console che poi come ci arrivi lì, perché Google vedeva il, la mia pagina, perché mi ha dato una una stringa di testo che ho inserito nell'hosting, nel server del mio sito, e che da quel momento, quando faccio questa operazione, lui la prende in automatico. Vedi tutto nell'approfondimento sul SEO. Spero di aver risposto alla tua domanda. Se avete domande, lasciatemele qua sotto. Lo sapete che poi per me è un piacere rispondere. Nuova domandona, buongiorno Stefano, benvenuti. Buongiorno a te, ho una domanda da uh, rivolgerti. Ho creato un form per richiedere una consulenza gratuita. Non c'è collegamento a un calendario perché li contatteremo noi. È, dove mi arriva la notifica della richiesta di consulenza? Dove la vedo? Perché ho provato um, facendo la, io la richiesta per vedere se funziona, ma non trovo e ve, non lo trovo e vedo richieste di. E ne vedo le richieste di ehm, e ne vedo notifiche di richiesta mi sono confuso perché eh, mi sono sbagliato allora torniamo qua per ricevere le richieste le notifiche della richiesta devi usare le notifiche automatiche di carta che ora dimostro oppure in caso in casi più evoluti puoi usare i tag puoi usare i tag e l'integrazione di Zapier collegati ad una mail esterna. Io ora ti mostro. Sì, Nicola, devi utilizzare, devi farlo per ogni pagina. Quindi, torno qua. Vado su Cartra. Quando vado su Cartra, in alto a destra, ho email notification. Quando io lo seleziono, se una persona, qui ho tre funzioni. Ai tuoi lead, to your lead, ai tuoi clienti, ai tuoi affiliati e al tuo team, se vuoi ricevere informazioni, tu devi andare su to your team. Quale categoria? Tutte le notifiche: affiliazione notifiche di affiliazione sui calendari, sulle campagne, sugli art desk, sulle azioni dei lead, sulle membership, sul, sui sondaggi o sulle transazioni. In questo caso è sui lead, cioè cosa fanno i tuoi contatti. Quindi, se il lead, la prima, se il lead riempie un form. Devi, devi informare cosa fare quindi action tu puoi dire a chi, conta, a chi dai le notizie quindi per quale forma vuoi ricevere quindi per ogni form no per i contatti dal sito oppure per se rispondono uh, al quiz particolare ok quindi questo io lo posso anche dire per togliere perché c'è per ogni form le persone quando rispondono quando riempiono un form verrà inviata una mail a Simsola sì, che sono io una mail che è questa, un leader ha uh, descritto un funnel che desidera con le informazioni che eventualmente vengono inviate. Se vuoi modificare o aggiungere altre informazioni, puoi farlo utilizzando le variabili dinamiche. Okay? Ora, che altro c'è da dire? C'è da dire che tu potresti anche voler informare qualcuno di uh, una mail di, di un form che è stato riempito. Allora, in quel caso, per farlo, sarà sufficiente aggiungere un tag quando qualcuno riempie un form e su Zapier ti do una piccola chicca che spero che ti possa essere utile. Ok, no, ho sbagliato. Google. Ok, tu potresti dire quando qualcuno... colleghi carta con gmail facciamo un esempio semplice così tutti abbiamo il canale quindi quando qualcuno ad esempio ba 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 ba, riempie un opt-in form ancora più semplice allora tu dici ok Invia una mail. In questo caso tu puoi dire di inviare una mail a qualcuno che non fa parte del tuo cartra. Per cui tu puoi dire: quali form. Quindi tu gli dici: Se qualcuno riempie un form di una consulenza, manda una mail alla mia segretaria per, prendere, per fargli una colla. Oppure manda una mail a, a un ufficio esterno per dire di chiamare per fissare l'appuntamento con me oppure puoi farlo tu direttamente, però quindi puoi ricevere tu la mail oppure puoi dire di inviare la mail a qualcun altro o dalle notifiche interne o tramite Zapier a qualcuno di esterno. Questo è un trucchetto, spero che ti possa essere utile, ok? Ok, allora, piccolo e breve, approfondimento, approfondimento riguardo alle liste. Fino ad ora è tutto chiaro? Fino ad ora vi, ci siamo? Cioè ci sono domande sugli uh, argomenti che ho trattato fino adesso? Datemi un riscontro, fatemi sapere se avete domande. Benissimo, Nicola. Tutto chiaro anche per gli altri? Benissimo, silenzio ha senso, facciamo così. Facciamo un approfondimento sulle liste. Perché l'approfondimento sulle liste? Approfondimento sulle liste, perché oggi probabilmente le liste sono sottovalutate, quando invece hanno determinate, hanno, de, de, hanno alcuni aspetti che secondo me devono essere messi in evidenza. Ok? Di cosa sto parlando? Le liste sono necessarie. Innanzitutto una cosa che non vi dice nessuno è che avere una lista è necessaria, ma non per fini di marketing. Le liste sono necessarie per organizzare i lead. Cioè se un lead, quindi un contatto che tu inserisci, che puoi inserire, nei tuoi funnel ehm, non è salvato su una lista non riceve nessuna mail cioè se un utente tu non lo salvi all'interno delle liste lo metti dentro cartra e non lo salvi in una lista rimane col pallino rosso vicino al suo nome e cognome o vicino alla sua mail se non riceve se non è salvato nelle liste non è inserito non può ricevere email perché non può disiscriversi perché le persone quando si disiscrivono non è che si cancellano dal tuo account si ti tolgono la possibilità di iscriversi, di scrivergli, quindi fanno unsubscribe. Fare unsubscribe ad una lista significa che si, ehm, si tolgono da quella lista che può essere una lista generica o una lista, una lista specifica. Ok? Quindi, se tu non iscrivi le persone all'interno della lista, loro non possono disiscriversi, e non potendo disiscriversi, Cartra dice: No, questo non li puoi iscrivere. Scusate il gioco di parole, ma spero che sia chiaro. Cioè, le persone, se non sono in una lista, non si possono cancellare dalla lista, perché non si cancellano da, dall'account carta. Ti dicono soltanto che li togli da dentro. Semplice. Quindi le liste sono necessarie. Se l'utente, se, se non è una lista, non puoi salvare i clienti al loro interno, quindi devi creare delle liste. Inoltre, le liste possono essere multiple, anzi, sono multiple. Cioè, ogni utente, ogni lead, può essere in più liste contemporaneamente vanno distinte dai tag ora non confondiamo liste e tag i tag seguono i comportamenti ha aperto la mail ha cliccato oppure ha visto questa pagina non ha visto questa pagina ha partecipato a un corso non ha partecipato a un corso ha visto tutti i video non ha visto tutti i video cioè il tag segue il comportamento. Infatti il tag può essere anche a scadenza automatica, cioè tu puoi dire che una persona ha fatto un'azione, ma dopo un po' gliela cancelli quella informazione perché ti serve solo per attivare alcune conseguenze, attivare alcune automazioni, ma se non ti serve in quel momento glielo puoi cancellare. Le liste invece includono gli utenti simili per area di interesse. Le liste non scadono cioè le persone che hanno chiesto informazioni su qualche argomento o okay. le persone che hanno, uh, hanno chiesto un'informazione su questo sito quindi hanno partecipato o le persone che sono interessate a incartrati le persone che sono clienti quelli che sono clienti e quelli che non sono clienti due liste separate quando la persona diventa cliente la tolgo dalla lista dei non clienti ad esempio oppure persone che hanno chiesto informazioni sulla consulenza o persone che hanno acquistato una consulenza e così via un lead può entrare e uscire da una lista, ok? Le liste sono anche tra le regole di partenza. Tutti quelli che ehm, sono in questa lista okay, o che quando entrano in una lista gli mando determinate mail perché gli, lo voglio far partecipare a una sequenza. Quindi, però, possono essere anche multiple, posso, possono essere anche squalificanti, possono qualificare o squalificare, come tutto, quindi posso dire: tutti quelli che hanno fatto. Questo corso hanno una lista, ma tutti quelli che hanno fatto questo corso non gli propongo altri corsi, ad esempio, perché sono inferiori. Le liste sono importanti, necessarie, multiple, infor, importanti. Gli americani dicono: The power is in the list. L'avete mai sentito nominare? Eh? L'avete mai sentito dire? Perché sono importanti? Perché è necessario iniziare a lavorare per creare la propria lista. Ieri, non oggi, ieri è sempre tardi il momento in cui noi dobbiamo iniziare a creare la nostra lista ehm, prima di pensare di poter vendere qualcosa di poter attirare l'attenzione di qualcuno noi dobbiamo creare una relazione dobbiamo avere un bagagliaio un, un, un portafoglio clienti come si dice anche se sia solo di contatti di persone interessate non è detto che sia persone che poi hanno comprato ma noi dobbiamo avere un gruppo di persone in target a cui rivolgersi non vendi nulla se non hai leader nella lista oppure l'alternativa che ti costerà molto di più vendere perché devi crearla la lista degli utenti per cui creare la lista significa anche dare motivo alle persone per lasciarti i dati chi ha collaborato con me, chi ha lavorato con me sa che io di solito parto sempre da un qualche motivo per cui le persone devono lasciarti i dati, cioè perché lasciare i dati, perché le persone dovrebbero lasciarti i dati, perché io ho il prodotto migliore del mondo, ok, ma loro non gli serve, no, o perlomeno non lo sanno che gli serve, per fargli sapere che gli serve dovrai prima creare una relazione, la relazione la crei se riesci a comunicare con loro, per comunicare con loro deve avere un rapporto, per avere un rapporto ti devono lasciare i dati e per lasciarti, quando i dati ti vengono lasciati devi inserire gli utenti dove? In una lista. Semplice. Ma parliamo di un argomento anche che secondo me è rilevante. Se non siete d'accordo, fatemelo sapere, scrivete un commento qua sotto che io lo leggo in tempo reale. Sta di fatto che un altro argomento che forse non tutti affrontano, che si, non si affronta secondo me giu, con la giusta importanza, è come aumentarle. Come aumentare le liste? Come aumentare le persone? Come farle crescere queste liste? Ok, ho creato la lista, ma c'è soltanto 47 persone. Come faccio a aumentare? Allora, di base ci sono i form. I form che possono essere all'interno del tuo sito. Quando crei le opt-in page, le landing page, le squeeze page. Mm. Non esistono solo i form. Ok? Sicuramente ci sono ad esempio anche i form esterni, i forme esterni che tu puoi fare, puoi collegare a dei bottoni, puoi metterli sul laterale del, del tuo sito WordPress, o puoi metterli sotto un, sotto un articolo. Ci sono bottoni che possono essere con pop-up, che li clicchi e si apre, oppure con lo slider che di lato si apre il form quando ti avvicini col mouse, oppure che vengono da sotto, slider sotto, slider di lato, ok? ci sono tanti modi con cui tu puoi attirare l'attenzione e puoi fare in modo che le persone ti lascino i dati ok? alcuni tra questi aspetta che mentre parliamo me ne è venuto in mente un altro anzi due un l'help desk sapete cos'è l'help desk? l'help desk è lo spazio dove le persone chiedono aiuto, dove chiedono supporto Creare una lista di chi ha chiesto supporto è, secondo me, fondamentale. Secondo Frank, secondo Frank Merenda, dare supporto è il modo migliore per vendere. Quando vogliamo risolvere un problema, siamo disposti, siamo mentalmente disponibili anche a spendere qualcosa. Chiaramente in base a quanto è utile o importante per noi risolvere quel problema. Lo sa chi è andato la con la macchina da un meccanico, o chi ha avuto un idraulico in casa, eh, ci ha da cambiare il pezzo, eh, ci ha da cambiare il pezzo e lì devi pagare. Però nel tuo caso. Un help desk potrebbe anche essere un qualcuno che chiede supporto e tu gli dici: Ok, andiamo in consulenza per risolvere il suo problema. Dobbiamo affrontarlo di persona. Oppure, ho, 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 ho scritto questo libro che tratta proprio di questo argomento. Ho creato questo corso che è, tratta proprio di questo argomento. Ho creato questo corso di musica che eh, fa proprio al caso suo. Ok, cioè, dare supporto è il modo migliore per vendere. E creare una lista di tutti quelli che, creano, su, che chiedono supporto è importante. Così la faccio crescere, faccio crescere il numero dei miei utenti oppure un altro modo è quello di utilizzare i sondaggi e quiz, cioè è facoltativo, ma secondo me quando una persona risponde a un sondaggio o a un quiz, deve lasciare i dati, ok? Che senso ha fargli, dargli delle informazioni se poi non gli chiedo almeno la mail? L'opzione secondo Carta è facoltativa, secondo me no, ok? Cioè secondo me è obbligatorio. Se vuoi il risultato del sondaggio mi devi lasciare la mail, se vuoi il risultato del quiz mi devi lasciare la mail. Solo alla fine quando hai risposto alle domande, io ti darò il beneficio. Mm. Tu come pensi di fare? Tu chiedi riscontro su cosa prevede su, 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 sulle sui tuoi clienti, cioè chiedi, chiedi altre informazioni. Un altro modo per aumentare la lista, ad esempio, è utilizzare i video. Lo sai che tu puoi chiedere le informazioni degli utenti all'interno di un video. Quando loro aprono il video, ad esempio su una pagina, puoi dire che a un certo momento. Il video si interrompe e per continuare a vedere il resto del video ti devono lasciare le informazioni. Queste informazioni poi andranno in una lista e questa lista la puoi, la puoi ehm, far crescere in questo modo. In alternativa, anche i calendari: le persone che chiedono un appuntamento le metti su una lista e così vai a dividere gli interessi. Hanno chiesto supporto, hanno chiesto un appuntamento, hanno eh, risposto a un sondaggio. Hanno visto un video e in questo modo vai a far crescere il numero degli utenti che tu hai nella lista. Avete mai pensato a utilizzare un sistema di questo genere? E soprattutto pensi che nel tuo lavoro, nel tuo business possa essere applicata una strategia di questo genere? Tu hai magari la tua landing page, hai il tuo corso, hai la tua strategia, però poi magari offre anche informazioni tramite supporto per l'help desk. Devi chiedere poi i dati di chi ta, eh, da chi, la persona a cui tu devi scrivere. Li, li puoi utilizzare a fini commerciali se tu vuoi. Okay? Oppure vedono un video. Se vuoi dargli tutto il video da vedere, sarebbe anche utile, comodo, il fatto di chiedergli i dati, fare una call to action. Quello di cui voglio parlarti ora si chiama KFC. Non so chi di voi lo ha visto, chi di voi lo ha mai provato o usato. KFC è un'app ufficialmente approvata di Cartra. Ma a cosa serve? Serve a collegare Cartra a Fatture in Cloud. Cartra è il programma di automazione che tutti conosciamo e Fatture in Cloud è un programma di fatturazione, un programma di amministrazione. È comodo perché ogni volta che fai una vendita su Cartra in automatico ti trovi un documento creato che può essere un ordine, una fattura o una fattura direttamente dentro uh, Fattura in Cloud. Non devi fare l'inserimento dati dei clienti, non devi fare uh, la ricerca del prodotto e l'aggiornamento, quindi associare la vendita del clien al cliente di quel prodotto. Fa tutto Cartra in automatico. Quello che ti consiglio è se tu usi fattura in cloud prova, Kf... usi carta, prova KFC. La prova è gratis, basta andare sul KFC, richiedere la prova e direttamente riceverai l'accesso al programma per ehm, impostare KFC per comunicare per far comunicare carta con fattura in cloud, ok? Inoltre se hai bisogno di supporto per il tuo progetto, io ti ricordo che se vai su stefanobenvenuti.com slash appuntamento puoi chiedere un appuntamento direttamente con me, mezz'ora di tempo che ci dedichiamo l'un l'altro. Uh, e possiamo parlarne. Possiamo disegnare, capire. o Posso orientare le tue richieste. Allora vedo due domande, Nicola. Assolutamente sì, sto già facendo qualcosa di simile in piccolo. Ora con queste info mi sono già venuti in mente i nuovi modi e liste. Bene, Nicola, mi fa piacere. Claudia, vorrei utilizzare KFC, ma non mi è chiaro come fare a collegarli. Allora il collegamento avviene tramite codici API, ma ti sarà molto più chiaro se vai sul sito KFC all'interno c'è un piccolo video tutorial, cioè che significa che tu quando fai la richiesta della prova ricevi gli accessi ad una membership. Ci sono 4 o 5 video da 10 minuti, da 5 minuti. Non vorrei dire ciò che. Okay, no? mi sento tale, sarà un quarto d'ora tutti e cinque i video, quindi 3 minuti a video. Dove ti mostro dove cliccare e cosa fare, ok? E. Segui, sì, fai un passo 1, lo ripeti, passo 2, lo ripeti, passo 3, lo ripeti e così via. E alla fine l'hai collegato. In pratica, devi dire: collegare: prima carta a fattura A KFC, poi fattura in cloud a KFC. E a questo punto dovrei dire che tipo di documento generare e poi eh, semplicemente questo: se non sbaglio. Al, per ora l'utilizzo di KFC è gratuito, per ora, poi eh, sarà a pagamento, ma il costo è direttamente proporzionale al numero di fatture che si fanno. Ok. Se vuoi contattarmi i miei riferimenti sono il locchiocciolo-stefanobenvenuti.com o la pagina di Carta Italia o il gruppo questo qua di Carta Italia. Io sono Stefano Benvenuti, mi trovi al sito stefanobenvenuti.com. Per quanto ci riguarda noi ci vediamo la settimana prossima. Ok, torno qua. Io spero che vi sia piaciuta questa live di Incartrati, eh, per quanto mi riguarda sono felice di aver affrontato eh, e anche in modo più operativo quelli che sono gli aspetti della, delle, delle liste, di aver risposto alle vostre domande. Se avete altre domande io posso rispondere, lo, lo faccio con piacere. Vi annuncio che la settimana prossima non mancate perché vi presenterò un nuovo progetto. E mi farebbe piacere avere anche il riscontro uh, da parte vostra. E se non ci sono altre domande, io direi che noi ci possiamo tranquillamente dare appuntamento per venerdì 10 dicembre alle 14.30. Ok? Buon ponte dell'8 di dicembre per chi lo fa. Ciao, a presto!